Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi, e benvenuti in questo 21esimo episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio, mi viene da ridere perché adesso capirete perché sto ridendo. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il boss del culto abissale, del team abissale in sostanza, che è riuscito però a fuggire con Lugia. Abbiamo origliato una conversazione tra Laura e Persephone, ossia la boss in sostanza del culto di Darkrai. Ma ragazzi, purtroppo nello scorso episodio era morta Ono, che peccato. E purtroppo, ragazzi, ho dovuto, cioè nel senso, l'ho provato a sostituire, no? E io ho detto nello scorso episodio che l'avrei sostituita con Medicham. Ecco, diciamo che le cose sono andate un po' maluccio. E vi faccio vedere la clip. No, raga, cioè, raga, a me viene da piangere, ve lo giuro. A me viene da piangere. Raga, mi è morto in allenamento contro gli Audino. Ha missato due volte ai jump kick. È successo veramente. E quindi ragazzi, il death count sale a 9. E ragazzi, il nuovo membro del team è l'onorevole, l'eroe John Frog. Come vedete, li ho allenati un pochino. Ho inserito lui perché alla fine al tipo lotta potrebbe tornarci in qualche modo utile. E non sapevo chi mettere, volevo mettere l'icona del canale dopo il divino. E quindi nulla ragazzi, sì lo so, la morte di Medicham penso che sia stata la morte più stupida che io abbia mai fatto in una Nuzlocke. Cioè, mi è morto per due high jump kick missati con un boost di 2 in attacco. Sparatemi. Comunque direi di mettere subito davanti John Frog, al quale vorrei insegnare in futuro Water Rocket, ma per il momento ancora no. E iniziamo ad affrontare le vecchiette vestite anche loro da gnomi da giardino, che hanno Mashtump, ok, perfetto. Vi ridico, ho allenato un pochino i Pokémon. E nulla, tra l'altro ragazzi, questo John Frog è bellissimo perché c'ha Mind Reader e Dynamic Punch, che sono una cosa bellissima. Cioè, con Mind Reader Dynamic Punch colpisce sempre, e quindi ragazzi, figata. Olè! Vediamo se lo mando giù, e no, perché è un Licky Licky, giustamente, e Chip Away che cazzo è? Non è importante, comunque muori, perfetto. Sì, gli manca una stab di tipo acqua, purtroppo, e sarà per l'appunto Water Rocket, la mossa designata, in sostanza. Però dovrei tornare indietro, e in questo momento non c'ho voglia. Curiamo John Frog e proseguiamo, ragazzi. Intanto vi invito a lasciare un like per sostenere sta sedie. Oggi... oggi sto parlando della cattura Duskull. Dio Cristo, perché Duskull? Catturiamolo. Fatemi respirare. Ok, preso Duskull. Non so assolutamente come chiamarlo. Lo chiamo Requiem Pokémon. Non so, lo chiamo bello, lo chiamo Polifemo. Polifemo, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Ok, ovviamente raga, il Ciclope è famoso, lo sapete, perché ha solo un occhio, capito, Ciclope? Respiriamo con calma. Non so parlare quest'oggi, quindi dobbiamo fare le cose con calma. Con molta calma. Deoxys! Con molta calma, si diceva, no? Allora, fermi, switchiamo che, perché qua mi apre. E mandiamo Cyrus. Dio Cristo, cioè non è possibile sta cosa. Tra l'altro mi ha imparato Night Slash, raga, che bella. Psycho Shift, che cado, l'unico shift che conosco è qua. E non lo premo perché sento già che mi crasha il gioco se premo un tasto che non conosco. Devo fare attenzione. C'era scritto Epic Nerd, ho letto male io, fa... Gesù fa che abbia letto male io. Questo è un super... volevo un max repellente che direi di utilizzare non ora, perché per ora non devo passare nell'erba. Ok, l'ho fatto adesso. Luke, ciao. Ciao Luke, come stai Luke? Affrontami uomo. Io non posso andare avanti con solo leggendari, perché ho incontrato due Pokémon praticamente in questo episodio e sono due leggendari. Io non posso andare avanti così, ragazzi. Capite che è doloroso anche per il mio fisico. Guarda, e poi un Pokémon senza debolezze, senza debolezze. L'unico rimasto senza debolezze, io stronzo lo dovevo beccare. Oddio, allora, Xyzor, Crunch, tua madre è morta. Ui, madonna, quanto fai. Mi piace, mi...
Sto registrando da 4 minuti e ho già la bestemmia sulla punta della fottuta lì. Grass terrain, che cazzo è? Un terreno grasso, è obeso, è curvi, che è? Cioè no, lo so ragazzi che grass terrain è campo erboso, però sto sclerando, ok? Sto sclerando dopo 5 minuti perché non è possibile che ti becchi leggendari a caso. Io qua, me lo sentivo nel cu... Pure selvatici. Pure selvatici. Io chi? Duskull. Duskull. E voi selvatici. E io Duskull. E loro selvatici. E io Duskull. Duskull. Grazie Dio, grazie. Meno male che ci sei tu, ombrello malefico. Ti venisse un cancro. E poi l'Avdisk. E poi l'Avdisk. A proposito... Vi giuro che mi stavo per mettere a piangere. Mi stavo per mettere seriamente a piangere. Ok, calma. Va tutto bene, Creepy. Va tutto benissimo. Allora, quella è una foresta. Io non so neanche se la strada che ho preso è quella giusta. Tu non ti... Non... No, 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 no! A vita 2! A vita 2. A vita 2. Cosa lo mando in campo che ha vita 2, raga? Non ce la posso fare. Rock climb, scala roccia se non sbaglio. Allora, vedi di morire tu per piacere, che non ho tempo da perdere. Oh, che bello! Sì, sì! Oh, sono le morti più belle! Sono le morti più belle, quelle sofferte. Slow, bro! Bella lì, bro. Dai, vieni qua e muori, crunch a casa. Felix è confused, ma quando? Cioè, quando è che è successa sta cosa esattamente? Io sono di tipo metallo, non dovrebbe... Ah no, però sono anche di veleno, giustamente, quindi... Geniale ragazzi, geniale. Geniale quest'uomo. Guarda quanti sono, sono ovunque. Io raga ve l'ho detto, li sfido tutti perché altrimenti poi mi ritrovo veramente senza nafta. E non sarebbe una cosa buona. Quindi affrontami sperando che tu non abbia leggendari ovunque. E no, invece c'hai un Mantyke, va benissimo così, guarda, te lo giuro. Ma tra l'altro ti ho fatto un male boia. Però con Slash dovrei farti addirittura di più. E Slash vaffanculo e muori, ok, perfetto. Vespi... 100 euro e Delta. Sì, ho vinto 100 euro. Donate, donate. Sto impazzendo veramente. Tra l'altro, vediamo se riesco. In teoria dovresti essere di acciaio, quindi un Dynamic Punch dovrebbe farti malissimo. Vediamo se è così. John Frog. John Frog. Hashtag John Frog nei commenti. Mamma mia, è tornato l'eroe. Ok, olè, perfetto. Quindi sì, era la strada giusta, ok. Sarà una foresta, sarà una nuova zona. Devo catturare, devo bestemmiare. Quello sì. Entriamo. Sonata City, cioè. Cioè, suonata. Cioè, comunque è suonata la City. Ah sì, tra l'altro vedete le chitarre dietro di me, è vero. Sono due video che le vedete, io che non dico niente. Sì, per chi se lo stesse chiedendo, suono l'elettrica, suono Rocet, suono tutto io, raga. Allora, no bastardo, tua madre tro... Ah no, questo qua è il primo o il secondo, Augur? Se sei il primo allora mi stai un pochino simpatico. Se sei il secondo c'hai la madre infame. Allora, io direi ragazzi di cercare di fare la cattura. Noi dobbiamo fare una cattura in questa città ragazzi. Quindi, televisione, vieni... subito! Sto male, Crustle, ok. Non è il mio Pokémon preferito, però è una cattura accettabile. Insomma, c'è una bella combinazione di tipi. Sì, dai, non poteva andarci... Devo bestemmiare Dio. Ma appena fatto Devastomasso. Sì, questo era Devastomasso. Definitely era Devastomasso. Porca di quella troia. Ultra Ball, vediamo di prendere. Io questo qua non so assolutamente come chiamarlo. Puntualmente quelli che non so come chiamare li catturo. Crustle lo chiamo. Non lo so. È femmina poi, tra l'altro. Cioè, questo coso qua può essere 200 kg. 200 kg, porca di quella puttana. Una roccia, è un sasso. È un sasso femmina, un sasso, una pietra, quindi... No. Niente black humor. Che poi mi bannano il video. Non lo so, raga, è un insetto roccia. È un insetto, un sasso. È un sasso, una pietra, un masso. Una montagna.
Una montagna insetto, un insetto montagna. Non so come chiamarlo. Lo chiamiamo Carla. Carla va benissimo. Non so come chiamarlo. Vi giuro che non conosco nessuno che si chiama Carla. Suggeritemi un soprannome nei commenti, vi prego. Vi prego, vi scongiuro. Allora, parliamo un po' alla gente a caso. Sì, tornerò sicuro. Guarda, quando catturerò uno Smeargle, penso che mi butterò da una finestra. Di certo non verrò a cercarti. Allora, sì, ci siamo giocato Elite Four. Ah, wow, figo. Tra l'altro, sì, ragazzi, lo so che la mia versione non è aggiornata, ma la aggiorno quando finisco questa, perché siccome ci ho già provato e ho rischiato di sputtanare l'intero gioco, vorrei evitare. Tanto, a fine serie, non ci arrivo perché perdo prima, quindi non si porrà il problema. Cosa vuoi tu? Eh? Non c'è. Sì, ma non ce l'ho un Dradrigon. Cioè, se ce l'avessi te lo darei anche, non ce l'ho. Nulla, continuiamo ad esplorare un pochino le casette, sperando di trovare qualcosa di utile prima o poi. Tu chi cazzo sei? The Leader Here Harmony. Ah, ok, perfetto. Giustamente c'è anche la palestra qua, non l'avevo considerato. Così potremo utilizzare volo qua. Abbiamo già esplorato fin troppo. Tu chi cazzo sei? The Second Augur, sì, ok, lo so, il Second Augur è uno stronzo, sì, ce ne libereremo, tranquillo. Tra l'altro, il First Augur. Waterstone! Figo, se avessi avuto la forma prima di John Frog avrei sicuramente. Cioè, sarebbe sicuramente tornato utile. Di qua io non vorrei mai finire in posti dove non vorrei finire, eh. Tu sei un. Questo che cazzo è? Che città di merda è? Non capisco nulla! Allora, The Poke che? The Pokepon! Che cazzo è il Pokémon? Il Pokémon so cos'è, per fortuna. Il Pokémon un po' meno, ma ci adeguiamo. Non capisco, ma mi adeguo. Allora, entriamo in sta casuccia. Tra l'altro, spero che l'audio del desktop non vi stia sganasciando le orecchie, perché altrimenti sarebbe un problema. Io dico, non so. Qualcosa mi dice che la palestra è che non la visiteremo in questo momento. A meno che. Un altro leftover, sentiamo. Ok, a meno che per l'appunto. Però qua c'è una bellissima foresta. Vediamo se mi dice qualcosa. No, suppongo che tu non mi dica nulla. Allora, se io prendo la mappa del Pokégear, tu me la segni? No, perché sei figlio di puttana. No. Allora, ok. Lì è quello per Water Rocket, quindi lo farò. Ma cos'è? Ah, ok, devo combattere. Suppongo almeno. Ah, forse tipo una zona safari? Forse una zona safari? Sì, proviamo. Vediamo. No, che cazzo è sta merda? No! John Frog, torna qui! Mica se mi esce morto bestemmio, raga, ve lo giuro. Cosa è successo, raga? Ah, figo! Non commento, veramente. Proviamo a entrare qua. Sonata Hills. Ok, oh, cos'è sta roba qua? Un'altra di Iwata? Sonata. Ah, è tipo la lavandogna del giorno. Ah, di qua non si può andare, sì, ma ste scuse qua dei sassi non sono accettabili. Tu? Ok. Boh, raga, cioè, voi mi affrontate, cosa fate? Non penso che mi affrontiate. Sì, è tipo un cimitero questo, ci potrei fare anche una cattura volendo. Però lo farei. Qua dentro un altro luogo, cos'è? Oddio, che figo! Allora, fermi. È tipo un antico Chateau Bello. In questo episodio famo questo, raga. Nel prossimo scopriremo che cosa si c'era nella palestra. Ma che figo! Quanti strumenti. Che cazzo sei tu? Ah, ok. È tipo un. Non un manicomio. Sì, tipo un ospedale psichiatrico sembrerebbe, a giudicare dall'atmosphere. Mi puzza tanto di questo. Quindi forse i Pokémon qua non si possono trovare. Però si possono vedere tante belle cose. Welcome to Sonata Hills. Ok, devo fare silenzio. Tra l'altro non mi metto a cercare gli strumenti nascosti, raga, sennò veramente passo l'eternità qua dentro. E non ci terrei, visto che sembra tipo un ospedale. Ok, sì, è un ospedale. Sono stata dimessa dall'ospedale ieri. Oh, Madonna, raga, oggi sono veramente in condizioni. Che poi oggi è l'oggi dell'altro giorno, cioè dell'altro video. Sto registrando lo stesso giorno, sì, così mi tiro un po' avanti. E poi sono in vena, lo sapete, raga, che sta serie qua mi piace davvero tantissimo. A prescindere, mi entusiasma davvero. Tra l'altro, ok, tutto molto bello, però io vorrei sinceramente. Oh, le strumenti, perfetto, Ultra Ball. Tra l'altro, solo Ultra Ball, raga, negli ospedali, ragazzi, se volete guarire, altro che siringhe, prendete le Ultra Ball. Ok, quanti piani ci sono? Non vorrei. Ok, solo due, perfetto, mi piace la cosa. Tu?
Ok, l'uomo sta dormendo nel suo letto. Ok, tra l'altro è molto inquietante sto posto. Non mi piace assolutamente una Pokéball, perfetto. Noi raga stiamo rubando nelle camere di gente che non può fare nulla perché è tipo ricoverata. Wow, mi sento davvero una persona pulita in questo momento. Tu? Ero solito vivere ad Agatha Village, nella regione di Horre. Era un posto fantastico, ma sicuramente non così tranquillo come Sonata City. Che è molto ironico visto il suo nome. Ok, perfetto. Quindi il giochino funziona anche in inglese. Mi piace sta cosa. Perfetto, adoro le freddure. Allora, Great Ball, questo coso qua, come ci arrivo a prenderlo? Tu stai facendo la chemio, evidentemente. Ok, perfetto. Sì, speravo di trovare qualcosa di più figo, tipo mostri, persone brutte, Pokémon. Però evidentemente no. Magari nelle ultime stanze potrebbe anche avvenire qualcosa del genere. Un allenatore? Mi ricordi quei bei tempi quando c'era lui. Ok, sì, la prendo volentieri. La metti sul tavolo, che è Dragon Pulse, che già ho. Ok, questa stanza è vuota. Probabilmente ci sarà qualche strumento nascosto fantastico, raga. Però non ho proprio voglia di cercarli, cioè ve lo giuro. Allora, direi, ragazzi, che possiamo fare prima la cattura alle Hills qua fuori, cioè in questo spiazzo d'acqua. Sempre che ci si trovino dei Pokémon, ma suppongo di sì. Ok, occhi chiusi questo, dai. Questo è buono. Aspetta, Durant. Oh, l'ho preso. Ho preso il verso. Ho preso il verso, raga, sto malissimo. Mi sento un uomo potente. Ho preso il verso. Gio 97, chi cazzo sei che azzecca i versi? Io sono quello che azzecca i versi. Allora, entro un attimo nella Ultra Ball, per piacere. Tra l'altro, Durant non so proprio come chiamarlo. Veramente, una formica, una cosa piccola. Femmina, guarda, tutti femmine li trovo. Tutti femmine. Iron Hand. Lo chiamo. Iron Hand. Iron Ant, è fighissimo Iron Ant. Sì, non ho idee, non è che è fighissimo. È che oggi mi sono proprio svegliato senza. Ma perché da sta parte? Ma è un'inculata, ma dai, ma serve la MT per togliere la carta, che cazzo è? Non lo so. MT che contiene banca, non lo so, per prendere le carte. MT cestino, che cazzo. Io veramente, raga, non lo so. Comunque, boh, cioè, siamo solo a 17 minuti. Io affrontare la palestra so che ci metto 30 anni. E potrei anche, tipo, di qua cosa c'è esattamente? Penso che non si può. Sonata Trucks? Cosa? Ah, sono tipo le gare. Che figo. Non posso andare di qua? Che cosa figa? Voi cosa siete? Ok. Ah, sei tipo il Pokéthlon, ok. Io ho un Pokémon decente per ste robe. Forse. Felix, forse, sì. Proviamo, raga, a sto punto. Perché se faccio la palestra dura davvero tanto il video. Flower Fields o Golden Sands? Direi Flower Fields perché mi sento molto figlio dei fiori oggi. Ok. No, che figo! Che figata, allora fermi, sono contro uno Yamask, cosa? Augur di merda, contro uno Yamask, un Monferno e un Sentret. Oddio, che bella cosa, cazzo, così si corre però. Vai, sì, ma non vincerò mai perché sono scappato. Oh, oddio, invece me la sto cavicchiando. Sali di qua, sali di qua, sali di qua. Oddio, vai, corri. Cioè, oddio, lag a bestia. Ci posso trovare i selvati? Ah, cazzo, no, l'erba mi rallenta, bastardi. Ok, no, sto stravincendo, raga, mi piace sta cosa. Oddio, è bellissima. Cioè, lagga un po', però l'idea mi piace un casino. No, fermo, Yamask, maledetto, tu e la tua faccia. Pirandello, levati. Cazzo, quanto è veloce. Oh, corri, corri. Ho vinto. Sono fortissimo. Dammi un premio. Cosa, quanto mi hai detto? Ah, ok, tipo. Ah, calcio scommesse, allora, eh. Ok, perfetto, è tipo. Sì, è tipo. È tipo fighissimo. Proviamo a farne un altro, raga. Voglio provare a farne un'altra così a sfizio per fare l'altro percorso. Questo episodio, raga, è abbastanza sciallo a parte gli scleri. Cioè, non ho fatto nulla di particolare. Vediamo chi posso. Proviamo con sto ciccione di Max. Vediamo un po' come andiamo. No, ho sbagliato gara.
Dio Cristo, ho sbagliato gara. Vabbè, taglio e rifacciamo quella dopo. Vaffanculo, mi avete superato. Ok, ragazzi, riproviamo con il nostro. Allora, raga, Max è lentissimo, quindi evitiamocelo. Andiamo con il nostro epico John Frog. Vai così. Allora, proviamo i Golden Sands. Vediamo un po' come va a finire. Dio, raga, questo episodio qua è stortissimo. Ok, sono contro dei Pokémon infami. Go! Vai, corri, 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 corri,
Corri, corri, corri, corri, corri. Sono primo? Non si sa, non si capisce. So solo che sono lento. No, 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 Flare è un maledetto. Ok, oh, l'ho ripreso, l'ho ripreso, l'ho ripreso, raga, l'ho ripreso, l'ho ripreso. L'ho ripreso, tu non mi sfuggi. Basta, questo tipo di sabbia mobile, merda. Merda, merda, merda. Sì, no, non mi superi. Ah, bastardo, bastardo, bastardo. Ah, no! Mi ha superato. Dai, 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 che lo posso prendere. Lo posso prendere, lo posso prendere, lo posso prendere. Lo si supera, lo si supera. Sali qua, sali qua, sali qua, sali qua, sali qua. Sì. No, 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 no. Secondo, non ci credo. Bastardi, 66. Ok, raga, no, allora, sta feature è bellissima. Potrei sbizzarrirmi, sappiatelo. E comunque nulla, io direi che il video può concludersi qua. Sì, l'abbiamo finito un po' così, ma giusto per vedere questa feature qua. Sapete che comunque sto gioco qua io lo vorrei anche giocare, quindi non mi dispiace assolutamente averlo fatto. E nulla, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito, come sapete, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, per rimanere in contatto con me. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.